Allora, benvenuti a questo appuntamento di Endless Residency, osservatorio sulla mobilità artistica che ho il piacere di curare con Silvia Conta e che per il mese di luglio propone un programma di un public program. Un public program che oggi si arricchisce con l'invito a In Ruins, piattaforma di residenza che è stata avviata da Maria Luigia Gioffrè. Eccoci, siamo anche in diretta su Facebook per questo appuntamento, dicevo, di Endless Residency che presenta In Ruins, piattaforma di residenza avviata da Maria Luigia Gioffrè. Abbiamo qui il piacere oggi di avere Nicola Guastamacchia e Nicola Nitido, che anche loro appunto fanno parte del team di In Ruins. In Ruins è una residenza che abbiamo convocato per la sua particolarità di essere residenza in un specifico nomade, ecco, e non solo per questa caratteristica nomade di non avere una sede fissa, ma anche di confrontarsi secondo modalità molto anche con un carattere sperimentale con contesti storicamente molto connotati, quale quello di aree storiche e archeologiche. Quindi l'occasione per ricordare che le attività di Endless Residency godono del patrocinio di ICOM, che è il Consiglio Internazionale dei Musei, e questa è una delle occasioni che abbiamo pensato per il Paris Program proprio per riflettere sul rapporto tra arte contemporanea e patrimonio. Fatta questa premessa, passerei quindi, ovviamente ringraziando i nostri ospiti, passerei la parola a Maria Luigia Gioffrè per un'introduzione appunto alla mission e alla storia di In Ruins. Allora, salve a tutti, grazie Giulio, grazie Silvia per questo invito. In Ruins, allora, nasce nel 2018, nasce come progetto di residenza negli spazi archeologici con un team completamente differente da quello che vediamo oggi, delle persone che sono qui con noi nel talk, Nicola Guastamacchi, Nicola Nitido e Dobroslava Nowak, che oggi è assente. E nasce da un team di 3 persone, io, Azzurra Pitruzzella, che è una curatrice con base a Londra, e Elisa Costantini, che è un'art director anche lei a Londra, e nasce da questa nostra conoscenza sostanzialmente post-universitaria, diciamo così. Nella mia scoprire che Azzurra Pitruzzella aveva sviluppato addirittura una tesi di laurea sul parco archeologico di Scolagium, luogo in fronte al quale sono nata e cresciuta, e quindi abbiamo un po' unito le nostre energie e pensato di sviluppare una residenza che potesse far conoscere questo luogo anche e soprattutto all'estero, nell'ottica anche di tutto un discorso sulla rivalutazione dei luoghi, sulla differenza anche, no, di come le metodologie residenziali avvengono in maniera molto differente tra la città e quello che può essere un luogo sulla costa del mare, che sicuramente beneficia di più spazio naturale e quindi segue differenti dinamiche rispetto a quello che può essere la rivalutazione. Quindi anche in questo senso un in ruins né in posti mi vengono in mente tutte queste tipologie di residenze che vanno a recuperare spazi abbandonati, eccetera, eccetera. Quindi inizialmente nasce facendo questa riflessione su come portare quel modello urbano di residenza in uno spazio completamente diverso, oltre che appunto all'interesse di Azzurra e la mia provenienza geografica. Inizialmente quindi parte assolutamente da zero budget. Ne abbiamo la disponibilità della Fondazione Ormoni d'Arte, che è nostro partner, che mette a disposizione per noi i luoghi, in particolare nel caso di 2 anni fa.
Il parco Scolacium è stato messo a nostra disposizione proprio grazie a loro e grazie anche comunque alla loro collaborazione sul territorio per la ricerca di alloggio degli artisti piuttosto che ristorante o il posto dove fare lo studio, insomma tutto ciò che riguarda la logistica più organizzativa. Però anche cominciare a condividere queste immagini in modo sì, tale da racconterò un po' tra l'altro contesto e ne approfitto mentre tu avvii la condivisione anche per ricordare come la dinamica tra centro e periferia è un'occasione preziosa con voi di riflettere sulla geografia, no? del sistema dell'arte e quindi è un caso davvero interessante anche. È molto particolare, soprattutto qui, io in questo momento sono in Calabria, quindi soprattutto qui in Calabria, dove di fatto non c'è una vera e propria, come dire, scena artistica, e quindi anche il sistema di mostre è un modello completamente, anche realizzare la mostra può avere un suo senso, ma dipende poi in che modalità si vuole coinvolgere il territorio locale o in che modalità si vuole dare risonanza alla residenza o in che modalità si vuole dare spazio al lavoro degli artisti. Recentemente, grazie a delle riflessioni anche con Nicola, i due Nicola, io parto da questa considerazione che la residenza non debba essere più un qualcosa che poi porta alla mostra, quanto più secondo me, soprattutto in un luogo periferico dove si ha più spazio e quindi più tempo, il tempo è più dilatato, si ha la possibilità di sviluppare maggiormente il proprio processo creativo, quindi non dare un... Diciamo che, correggimi se sbaglio, la residenza è anche la modalità che ti sei data, che vi siete date come gruppo per rendere possibili una dilatazione del tempo che creasse anche le condizioni poi per il progetto, per i progetti di avere uno sviluppo, no? Perché chiaramente poi il tempo è un elemento fondamentale, no? Sicuramente, ma anche di abitare questi luoghi, credo, perché se non coglierne le specificità, forse. Luoghi archeologici, sì, la residenza è un modo di abitarli, altrimenti è difficile proprio l'entrare in contatto con il linguaggio del luogo, perché se io ti porto una mostra in un luogo è completamente poi staccata dal luogo, magari per una serie di cose c'entra, ci sta, cioè, riesce anche a comunicare, però sicuramente non si radica in quel luogo, quindi la residenza è sicuramente questo, ma anche proprio parlo come processo artistico, secondo me lasciare all'artista più spazio, quindi non mettere questo paletto della mostra finale che in 10 giorni, per tipologia di 10-20 giorni, la tipologia di residenza che noi offriamo è estremamente poco, secondo me, come tempo, ma piuttosto lasciare lo spazio come spazio di ricerca e con libera scelta poi dell'artista se fare una mostra o no. E questo è stato, devo dire, un nostro errore durante la prima residenza con Azzurra ed Elisa, in cui abbiamo pensato a una residenza numerosa e con una mostra finale, un modello che in realtà questo per far vedere anche delle immagini a corredo, se ci sono delle immagini oppure se sì, può essere utile per la prima residenza è stata svolta in questo posto che è il parco archeologico di Scolacium. Ora qui c'è una foto, ma vedete, in realtà è molto più grande di quello che si vede nella foto e sono mi sembra non so quanti mila ettari di ulivi, con questa basilica normanna, poi c'è un anfiteatro greco-romano, un museo all'interno, bene del Mibac, insomma, eccetera. E all'interno di questo spazio gli artisti hanno potuto lavorare, nonostante comunque quello che potete immaginare siano le
problematiche burocratiche di lavorare all'interno di un spazio archeologico, perché appunto non si può creare delle installazioni all'interno, per esempio, delle rovine, se non con lunghe procedure di permessi fatte molto prima, molto in anticipo, cosa che non, ovviamente non può avvenire durante una residenza. Quindi ovviamente si può lavorare lì, ma non si può agire all'interno della struttura. Abbiamo avuto tutti gli artisti che potete vedere in residenza, più questi workshop, seminari da parte di Joan Covelli e Nicola Lorini. Nel Willis purtroppo ebbe un problema, nonostante fosse previsto il suo arrivo, e non ci fu. I quali Joan Covelli lavorava principalmente con la virtual reality, quindi si è lavorato sulla ricostruzione in realtà virtuale di alcuni reperti, alcune statue ospitate dal Museo Nazionale di Scolacium, che si trova all'interno del Parco Archeologico Scolacium, e le statue che sono principalmente, per quanto riguarda le statue, imperatori, insomma, tutto legato molto all'amministrazione dell'antica Scolacium, che è quella che oggi viene chiamata Squillace, che era una colonia greco-romana. E Nicola Lorini invece ha lavorato su quella che si può definire una storia, una metanarrazione, un po' tra documentario e fiction, di cui poi Nicola Guassamacchia si è molto affascinato e vi racconterà tutto. Recentemente è uscita una sua intervista insieme a Nicola Lorini, quindi lascio poi la parola a lui su questo. I vari artisti hanno quindi lavorato sia in modalità di workshop con Gian Covelli e Nicola Lorini, sia individualmente. Avevo il loro studio, si trovava vicino al parco archeologico, producendo dei lavori differenti. Alice Guittard ci ha chiesto la camera oscura, siamo riusciti ad allestire una camera oscura, eccola qua, all'interno del parco archeologico, ovviamente abbastanza rudimentale come camera oscura, perché non era una camera oscura, però è riuscita a lavorare. Mentre questo lavoro è da parte del duo, si chiama Digital Undead, che sono Sara Dera e Rachel McRae, le quali hanno creato tutto un percorso di realtà aumentata all'interno delle rovine, come potete vedere all'interno della fotografia. Renata De Bonis ha lavorato invece con il suono. Ci è piaciuto molto scegliere artisti che lavorassero con differenti mezzi, in modo da creare anche una panoramica di lettura del luogo differente. E questo è uscito abbastanza bene, direi. In particolare il suono, non essendo fisicamente invasivo sulle rovine, secondo me è una delle cose che hanno funzionato meglio. Questo è il resto del parco. C'erano altre fotografie che non riesco. È anche l'occasione però per riflettere sulle modalità di negoziazione, no? Del margine di libertà che ha l'artista nella relazionarsi con un contesto così fortemente connotato. Sicuramente nella selezione, insomma, dei partecipanti si ha un'idea del tipo di tecnica che poi andrebbero a utilizzare. Per esempio, tu hai parlato del suono e delle semplificazioni forse, no? Non essendo un mezzo che ha un supporto Sì, fisico. diciamo che Se puoi per magari esempio elaborare uno dei meglio. progetti più belli, che però purtroppo è infattibile per una serie di ragioni del luogo, era quello di Simona Brinkman, la quale ha fatto un'analisi su quella che era definita la piazza di Scolacium. Vediamo se ve la trovo senza che, perché purtroppo qui, scusate un attimo. Oddio, perché questo mi si... Ecco qui. La piazza di Scola. La piazza di... Non riesco purtroppo. Scola. Niente, non riesco a scrivere. No, no, ma al di là del supporto, che è chiaramente importante, il supporto visivo, però la riflessione che ne può nascere è anche il ruolo che
magari anche la specificità rispetto, no, a una domanda simile fatta a un modello di residenzialità più tradizionale, quantomeno più tradizionale nel set, è quale tipo di mediazione, sia con, ovviamente con l'istituzione che amministra, no, il bene, che però anche con il contesto che lo ospita. Per esempio, nella restituzione, tu hai parlato di questo primo ciclo con una mostra, no? Il pubblico come era, come è stata raccontata la mostra in particolare non c'è stata, e questo è stato un problema legato allo spazio, per una serie di ragioni di infattibilità anche tecnica. Ripeto quello che dicevo prima, per il lavoro di Simone Ona, per esempio, che era, a me piace molto, aveva messo in relazione questa piazza di Scolagium, perché purtroppo non riesco a trovare la foto, ma c'è un agorà all'interno del parco con la discoteca contemporanea, diciamo. Quindi c'era tutto un lavoro sulla socialità ante Covid, diciamo, perché era il 2019, però c'era tutto questo lavoro sull'assembramento nell'agorà e nella discoteca, mettendo a paragone, creando un parallelismo di queste due immagini, e nel pensare questo voleva ricreare una sala da discoteca tramite tutto un lavoro di luci, strobo, strumenti che lei utilizza regolarmente, quello dell'uso delle luci, e impiantandole all'interno del bene archeologico. Ovviamente questo è stato impossibile sia per una questione di fondi, anche perché, io ripeto, noi abbiamo avuto questi permessi, ma partiamo veramente da budget zero, e nascere a budget zero è molto complicato, in quanto i soldi si possono, riescono a ottenersi. Ora noi abbiamo vinto un bando, ma dopo che si fa qualcosa, nascere così dal nulla è stato un po' difficile. E quindi in realtà, più che la mostra, noi abbiamo fatto poi un open studio, e il quale sono andate abbastanza bene. Io purtroppo, se ne è una cosa di cui occupata l'altra ragazza, che adesso non c'è più, che è azzurra dell'Open Studio, io non c'ero, però quello che posso raccontare su questo Open Studio è che sono state messe le opere lungo il percorso di Scolacium, non nelle rovine, quindi un po' in questo senso limitate le opere, nel senso che ovviamente creare delle site-specific installation all'interno delle rovine sarebbe stato molto più suggestivo, più... Beh, rimane una delle... Rimane un limite. Ah, un limite. Ovviamente rimane anche un obiettivo, no? Perché... Un limite è un obiettivo, sì. Certo. Il problema è che in 10 giorni non si riesce a sviluppare questa cosa, per una questione proprio del luogo, in cui ci servono una serie di accertamenti tecnici, che comprendo pienamente, perché, come dire, vado a Pompei e faccio un'installazione a Pompei. Prima di un permesso c'è una vidimazione, c'è... Un processo, sì, anche la Basilica in questo momento ha problemi anche di agibilità interna, insomma, sì. Non è un inter breve, e per cui si capisce bene che durante una residenza di 10 giorni non si può fare. Posso fare una domanda che poi che vale ovviamente anche per Nicola, sia Nicola Nitido, Nicola questa macchia. Cioè, ovviamente nel collocare un programma di residenza in un contesto di lavoro, no? Perché in fondo è anche un contesto già che ha già una sua identità, i parchi hanno una loro fruizione. Alcuni progetti hanno sentito il bisogno di relazionarsi con, che ne so, diciamo il team di conservatori piuttosto che di restauratori, cioè si è arrivati anche a concepire il progetto in sinergia con queste professionalità, o è un possibile sviluppo
che rapporto c'è stato con la macchina? Ovviamente la macchina di queste aree non è solo il custode, che pure anche i custodi immagino abbiano un loro ruolo, ma è anche chi le mantiene. Ci sono stati... Per quello che riguarda il 2018, posso dire che in realtà si è sviluppata una simpaticissima collaborazione tra il custode dell'archivio del museo e gli artisti, ma è stata una cosa completamente in realtà nata lì tra gli artisti e lui, mai prevista in quanto non c'era concesso questa... Il nostro referente era la fondazione, il museo fa capo al MIBAC. Gli artisti si sono presi in simpatia, come succede poi anche, no, nelle residenze, si conosce certo, l'aspetto poi umano. L'aspetto local della cosa. Certo, l'aspetto umano. Molti artisti sono riusciti a fare delle cose di cui inizialmente non mi aspettavo che loro potessero arrivare a questo cosa. Quindi alcuni di loro sono riusciti a lavorare, per esempio Lidia ha lavorato tanto con le fotografie. Dei resti degli archivi che però noi non potevamo mettere come disponibili nella residenza. È stata una cosa che loro hanno fatto amicizia, ecco qui. Quindi sì, sicuramente c'è stata una comunicazione tra di loro, diciamo, una sinergia, Ma però è una cosa. al di là di questa simpatia, di questa fiducia, no? Che evidentemente il vostro progetto è riuscito a suscitare, vedi per il futuro, per lo sviluppo, per l'ulteriore magari anche, immagino, consolidamento, no? Del programma, perché poi programma di questo tipo, immagino, soprattutto essendo nomade, confrontandosi con realtà via via diverse, si è chiamato, questo ovviamente anche a Nicola Nitido, Nicola Guastamacchia, a consolidarsi. Vedi la necessità magari di definire un protocollo per mediare, per comunicare l'importanza del progetto con ovviamente questi stakeholder e professionisti che sono esterni al mondo dell'arte, quindi magari non hanno sempre la consapevolezza delle potenzialità di un intervento artistico, magari sono abituati più a pensare all'arte contemporanea come a un manufatto, a un oggetto, non a un processo. Vi siete interrogati su questo? È un qualcosa che magari non vi pertiene, essendo qualcosa di più spontaneo, l'effetto che ricercate? Vorrei capire questo sulla mediazione un po' di più. Marilu, se posso. Sì, certo, Nicola. No, mi preme, in quanto peraltro soggetto, diciamo, inseritosi in un progetto in itinere, credo che tu, Giulia, abbia usato una parola giusta. In Ruins è un progetto in fase di consolidamento. Ha potuto fare le cose molto belle che ha fatto in virtù della partnership con questo festival preesistente e quindi dotato di un'infrastruttura locale tale da permettersi di poterci aiutare senza in fondo chiedere nulla, in quanto noi in Ruins abbiamo avuto accesso a questi spazi perché erano gli spazi anche usati in quella direzione. Quest'anno, non volendo commettere alcuni degli errori ampiamente, diciamo, descritti da Marilu nel primo ciclo, e invece trovandoci a distanza di 2 anni dalla vincita di un bando con un budget sfortunatamente per il Sud Italia da usare entro la fine dell'estate e sbloccato pochi mesi fa e di conseguenza bruciato di fatto anche in termini di costi di locazione, di studio e appartamenti, perché la Calabria ovviamente nei mesi di luglio e agosto diventa ambitissima e quindi una buona parte del budget in questa direzione è stato destinato a questo. E parallelamente a queste considerazioni, noi chiaramente ci siamo detti: va bene, non dobbiamo fare necessariamente una mostra, e questa in realtà è una posizione sulla quale sia curatorialmente per alcuni che artisticamente ci siamo trovati molto facilmente, e anche pensando un po' alla residenza come un punto di passaggio, non necessariamente qualcosa che punta a che tende ad arrivare a un momento puntuativamente individuato nel tempo e che nel quale si sviluppano i discorsi precedentemente, diciamo, presentati, e ci siamo ovviamente posti il problema di come fare, dipendendo anche da altri per la definizione effettiva dei posti in cui avremmo potuto fare quello che stiamo facendo, a mettere in contatto gli artisti con specialità del posto. In questo senso, in realtà, abbiamo trovato una carta speciale quest'anno, includendo il duo Ceresoli Cosco, che sono dei locali completamente autonomi e che di fatto bypassano integralmente il problema, stanno facendo un lavoro di mappatura di una serie di centri di valore artistico in Calabria,
e loro partono per esempio già con un network, diventa ovviamente più difficile dover rispondere ai singoli proposal che abbiamo ricevuto disparati, e quello per esempio a livello artistico è stato per me super formativo, scoprire di fatto quanta gente bravissima viene esclusa per ragioni assolutamente aleatorie, no? Di scelta di un gruppo che deve prendere una decisione. In prospettiva c'è certamente quello di dare una maggiore struttura e rigore alle forme di ricerca che potremo esprimere, sia mettendoci, se possibile, in sinergia con l'università del posto. Era proprio negli ultimi mesi il progetto di entrare in contatto con l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sia rispetto invece ai soggetti che pertengono al mondo delle belle arti, quindi, come dicevi tu, potenziali restauratori, architetti o esperti del luogo. Una cosa che diceva Marilu è questo progetto che aveva fatto Nicola Lurini nel corso della prima residenza, dimostrando peraltro, credo, non so se non arrivando veramente mai a Scolacium, lavorando a distanza su materiale che gli veniva fornito da lì, che è invece entrato in contatto grazie anche... Avete magari delle immagini a supporto? Se si può... Ma vuoi andare sul sito di Forme Uniche? Dato che magari sei... sì, possiamo... Ora ve lo trovo un attimo. Sì, perché... quello che ci stai comunicando, Nicola, è molto prezioso, anche perché l'importanza di creare reti, no? Con il mondo accademico consolida qualsiasi tipo ovviamente di iniziativa, perché lo radica rispetto alla ricerca, perché è quello che fanno gli artisti, però poi permette magari anche degli sviluppi ulteriori, perché è un progetto che è appena avviato, e anche per questo mi piaceva insomma condividere con voi delle riflessioni, ma ha delle potenzialità davvero per il sistema molto 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 importanti, insomma, al di là della parte del... lo vedete lo schermo? No, forse cambiare. Devi selezionare... Ok, vedete lo schermo? No, Giulio, fare un'altra, ecco, sì? Ah no, dicevo... Devi proprio cambiare forse il tipo di... Oddio, ok, vedete? Vabbè, c'è un momento fluo, diciamo. No, mi premeva dire un'altra cosa su quello che avevi accennato in realtà in fase di introduzione, ossia il rapporto tra centro e periferia e come si colloca un programma già parte astrattamente in periferia e che poi si presenta come un progetto nomade. Innanzitutto, essendo peraltro da poco tornato dall'Inghilterra, dopo tanti anni nel sud Italia, bisogna veramente... interrogarsi su quale del centro di cui stiamo parlando, ossia se effettivamente esista un centro capace di una forza gravitazionale tale da arrivare fino a Scolacium, a Bari, a Lecce, senza che questo passi tramite eventi dedicati alle macro gallerie europee che vengono di fatto a farsi le 2 settimane di glamour e vacanza magari in Puglia e scompaiono, diciamo... così. Quindi quello è il vero problema, e credo che il potenziale di realtà come in Ruins, posto che noi dipendiamo al momento da futura vincita di ulteriori bandi pubblici, perché non c'è per esempio un'infrastruttura bancaria simile o comparabile a quelle che si trovano al nord, dove per esempio Intesa San Paolo, CRT sono dovunque, no? O almeno diciamo, c'è una struttura... esiste quantomeno una rete, mettiamola così, di quel tipo di supporto. In Ruins alla fine è un tentativo one-off che però può iniziare a far porre la domanda di quali sono i centri, quali sono le sinergie che possono contribuire maggiormente alla nostra crescita. Perché non è detto che siano quelli che ci aspettiamo, banalmente Milano o Londra, per dirne. Sì. Posso aggiungere una cosa pure io? Certo, Nicola. Volevo dire una cosa, una premessa anche in base al rapporto tra centro e periferia, perché comunque io, avendo una formazione da storico dell'arte, ricordo di aver studiato all'università un saggio che si chiamava appunto Centro e Periferia, perché nella storia dell'arte italiana c'è sempre stato questo dialogo tra le scuole, tra le accademie. Infatti io ho studiato la storia dell'arte a Napoli, a Roma, in Toscana, a Venezia, a Bergamo. Adesso non c'è i fenomeni storici sono radicalmente cambiati, e quindi è normale che la fenomenologia dell'arte contemporanea funziona più come una, insomma, vari tentacoli. Quindi anche questo, insomma, ci tengo a dirlo, perché noi comunque anche nella
Nella proposta per i nuovi artisti della selezione abbiamo molto, ci siamo molto soffermati sulla pratica artistica, sia come pratica politica, ma anche come pratica archeologico-politica, quindi è molto legata al territorio, a Scolasium, ma non proprio a Scolasium, ma come parco archeologico in sé. Cioè, che cosa significa questo parco archeologico nella storia del Mediterraneo? Infatti poi abbiamo selezionato anche un'immagine di un cartografo arabo dell'undicesimo secolo, quindi abbiamo cercato di toccare anche più punti in maniera tangenziale, ecco, proprio per riuscire a essere coerenti e dare un po' più di identità a quello che vogliamo dire con In Ruins e chi vogliamo essere. Che posizione volete assumere rispetto, come dicevamo prima, alla geografia del sistema? Perché è una riflessione giustissima questa, ti ringrazio, e molto fertile rispetto anche a... Ma anche alla storia, perché poi io ho una... Abbiamo forse un piccolo problema con Nicola, con la connessione. Adesso cerchiamo di risolverlo. Comunque volevo aggiungere una cosa, se posso. Sì, in realtà certo. Scolasium per noi è stato un primo approdo, ma per esempio la residenza di quest'anno non avverrà a Scolasium, sarà al Castello di Squillace, che è il luogo con cui avevamo inizialmente preposto appunto questo progetto di bando e grazie al quale questa residenza è stata possibile, che è in realtà un bene archeologico molto vicino in termini geografici a Scolasium, ma molto diverso in quanto ha una struttura completamente diversa, non è archeologico ancora intero e vabbè, era solo per dire che struttura nomade forse anche in questo senso. Io la vedo anche nel futuro del progetto in sé, lo vedo anche in itinere da un punto di vista di luoghi, mi piacerebbe lavorare in più luoghi, abitare dei luoghi differenti. Un altro sede che ci è stata messa a disposizione quest'anno in realtà è il Parco della Biodiversità, si chiama Parco della Biodiversità e Parco Internazionale della Scultura, è un nome molto lungo, il quale non è un parco archeologico, ma ospita varie statue di British artist e anche artisti italiani, tra cui Paladino, Gormley, Jean Fabre e altri vari. E questo sempre grazie alla Fondazione Armoni d'Arte, il quale però appunto non essendo un parco archeologico in realtà offre sì una possibilità ma anche un radicale ripensamento del linguaggio se si va a lavorare con questo luogo qui. Laddove però appunto le ruins, quindi la rovina, il resto, diventa non più legato, come dicevo prima a voi, prima che iniziasse il talk, legato al bene, ma un'immagine, un archetipo di pensiero tramite cui e poi aprire delle porte di insomma, delle porte delle nuove immagini di cosa si intende per archeologia. Per esempio, noi abbiamo lavorato molto anche nei talk quest'inverno, dei talk online sull'archivio, laddove per esempio la fotografia d'archivio può essere un lavoro archeologico. Davide Meneghello, che è stato ospite con noi per un talk, fa un lunghissimo lavoro, ha fatto un grandissimo lavoro d'archivio sulla fotografia, ne ha fatto i progetti artistici e per me il suo processo, anche se non ha niente a che vedere con l'archeologia, lui lavora molto sul gender, sulla tematica queer, quindi completamente lontano dall'archeologia in quanto bene archeologico, in quanto tutto ciò che abbiamo detto finora rispetto a quello che può essere Scolacium. Ma secondo me è estremamente legato all'archeologia nella misura in cui la sua metodologia è esattamente quello che fa l'archeologo, quindi che va sulle tracce di quello che è lasciato, di quello che manca, quindi lavora con quello che con la traccia, quindi con quello che rimane di qualcosa che non c'è. Però anche col recupero, anche col recupero.
che comunque è anche un processo fotografico. Cioè, se pensiamo alla fotografia come quello che rimane di quello che non c'è, allora a me viene in mente questo paragone con la fotografia, sicuramente anche col recupero. Ci sono comunque molti livelli, si aprono tanti livelli di lettura rispetto a quello estremamente legato al luogo, anche perché poi appunto diventa un limite del luogo che... Livelli di lettura, se posso inserirmi, che livelli di lettura che complicano e rendono molto più ricca l'esperienza della fruizione del bene e che sono particolarmente importanti in un paese come l'Italia, che spesso ha con il proprio patrimonio un rapporto di scarsa interrogazione, no? Non sempre ci sono occasioni per interrogarsi sulla storia che sta dietro, no? A ciò che magari diamo per scontato, perché molto spesso, fortunatamente, in Italia il patrimonio coincide con lo spazio che viviamo. Abbiamo questo grandissimo, grandissimo privilegio. Trovo in questo senso, per esempio, molto suggestiva questa indicazione progettuale di cui mi parlavi della compresenza di una discoteca con l'Agorà, cioè è un'immagine, e ti ringrazio per aver condiviso anche con noi, con un contesto come questo, i progetti non realizzati, perché poi i progetti non realizzati sono un ottimo punto di partenza, no? Per riflettere sulla storia, insomma, sulla storia di un'iniziativa culturale. Da ciò che non si riesce a realizzare si può partire, no? Per intuire magari i cambiamenti di rotta necessari, perché ovviamente per rendere più stabile un'iniziativa come questa saranno probabilmente necessari degli aggiustamenti per voi, immagino. Se magari volete anche parlare dell'interruzione dovuta al Covid, a come è stata vissuta, no? In una dimensione che è intrinsecamente all'aperto, o comunque che si apre anche a un'area che è proprio una parte della città, più che uno studio, immagino fosse. Quindi se volete anche condividere delle riflessioni. Sì, l'interruzione in realtà è stata per noi anche un cambio di team, come dicevo prima. Per vari motivi personali, estremamente personali, in quanto Azzurra Pitruzzella ha fatto un grandissimo lavoro curatoriale, e ha ideato insieme a me anche tutta la residenza inizialmente, per ragioni, ripeto, estremamente personali, che purtroppo, insomma, saranno i fatti loro, non sto qui a dire, e si sono un po' ritirate dal progetto, per cui poi insieme a Nicola abbiamo messo su, Nicola De Brosi ha messo su di nuovo questo team, in quanto nel pieno del Covid ci è arrivata questa notizia di aver vinto questo bando della Regione Calabria, e con dei tempi estremamente però brevi, in quanto è stato annunciato appunto a fine dicembre, cos'era, se non gennaio addirittura, un bando fatto 2 anni prima. E con come tutti i bandi pubblici, la rendicontazione ad agosto, quindi ovviamente non si è potuto fare tutto come l'avevamo previsto, però stiamo facendo il massimo, e comunque io speravo che prima o poi sarebbe arrivata questa notizia, perché era interrotta non solo per il Covid, ma anche per una mancanza di fondi, cioè nel senso, come o fai pagare l'artista, ma non è giusto, oppure non si può fare. Noi nella residenza che faremo, che parte tra una settimana, abbiamo preso 4 artisti e offriamo vitto, alloggio, trasporto e 250 € di copertura per i materiali. Quindi, insomma, mi sembra che senza un budget di base non sarebbe stato possibile, anche perché, per esempio, una delle complicazioni in Calabria è lo spostamento. Qui siamo in un territorio in cui non c'è l'autobus, non c'è il taxi, no? Quindi anche questo è un estremo costo, non si può lasciare l'artista lì. Cioè, se devi andare a cercare un materiale, devi girare.
Stai dimenticando del dettaglio fondamentale, che forse in termini di specificità è anche interessante. Noi mettiamo a disposizione degli artisti, sono residenti a due alla volta, un'auto. Abbiamo ovviamente, ci siamo prima sincerati che sentissero a loro agio a guidare in Calabria. Cioè. Vabbè, sì, ho detto il trasporto, inteso. Come... No, ma è bello, perché in realtà è una cosa, cioè, rara innanzitutto, ma della quale si è sentita l'esigenza, diciamo... assoluta, proprio perché in Calabria, perché mettere queste persone in... Però questo consente anche di, poi all'artista di avere un'autonomia esplorativa di luoghi che magari nemmeno noi abbiamo pensato. E non sai cosa poi l'artista può dare quello spunto che magari non è il bene archeologico, magari la spiaggetta... che tu non pensavi e magari non gli hai detto, che magari esplorandolo da solo può trovare. E poi, come diceva Nicola, anche questa possibilità che abbiamo dato quest'anno al duo Cereso di Cosco, che hanno sono parzialmente stabiliti in Calabria, anche se di Bergamo, Carmela, Cosco e Calabrese, di poter lavorare anche dal di dentro. Quanto è molto difficile trovare dei fuochi di arte contemporanea in Calabria e quindi che provengono da qui. Quindi... È anche molto incoraggiante questo, cioè anche nel senso del progetto investire, non solo ovviamente per te, Maria Luigia, si tratta del luogo dove tu sei cresciuta, quindi comunque di un luogo che conosci bene, però è importante anche questo aspetto di gettare dei semi e forse nel bilancio sociale di un'impresa come la vostra, al di là del numero di artisti che uno riesce a convocare, dell'importanza di avere anche uno sguardo di artisti internazionali sull'Italia, parte del bilancio sociale è proprio le ricadute in termini di creazione di reti locali, quindi questo è qualcosa che poi nel raccontare il successo di un'impresa culturale anche le istituzioni dovrebbero, della quale le istituzioni dovrebbero no, tener conto in modo anche più, non dico dare delle premialità a chi come voi getta semi, se posso usare l'espressione, in un territorio difficile per molti aspetti, meraviglioso ma difficile come la Calabria, e magari pensare a delle linee, insomma, dei percorsi che possano rendere di assistenza per chi vuole magari avviare un'iniziativa come la vostra, anche in altri contesti sicuramente. Poi c'è la sottotraccia, ce l'eravamo detti, dell'impatto che gestire un'impresa culturale o una struttura della residenzialità ha nella vita di un artista. Questo se volete magari condividere qualcosa con noi a riguardo, cioè sul tipo di stimoli che può dare un'esperienza del genere, magari può essere utile anche per altri artisti che vorrebbero avviarlo. Nicola, vuoi iniziare? Nicola, se vuoi dire qualcosa. Sì, no, assolutamente. Già nella scelta degli artisti che poi parteciperanno quest'anno c'è stata anche questa considerazione, no? Sono tutti artisti con background molto diversi anche in termini di formazione, di interessi artistici, che hanno approcciato i temi molto larghi che noi abbiamo dato in maniera differente, ed è anche interessante vedere proprio quello, sia dai contributi a partire dai talk eccetera, in che maniera l'idea di archeologia è stata interpretata da tutti i soggetti che sono interfacciati con noi, quindi già quello in realtà è un risultato interessante in termini di confronto e di idee portate avanti, con il pretesto poi di appunto di un parco monumentale calabrese. Anna Hill, per esempio, ha presentato un progetto che dialoga direttamente con la storia del luogo e del castello di Squillace, mentre altri partecipanti di Tamargov hanno presentato i progetti più in linea con la loro ricerca esistente, e in quel senso per esempio ci siamo accordati in modo tale che il loro processo di ricerca iniziasse un po' prima dell'arrivo in residenza, in modo tale da sfruttare al massimo la permanenza lì
la loro futura permanenza lì. E, in termini proprio, cioè, di come l'ho immaginata io, quando Marilu me ne ha parlato, anche io ero da poco tornato da Londra, anche in virtù del lockdown, del Covid, parliamo appunto di ottobre dell'anno scorso, cioè mi è subito interessato, una cosa che io avrei voluto fare da artista, mettiamola così. Ricordo quando l'aveva fatto lei la prima volta, mi era piaciuto, avevo altre cose da fare. È un formato molto flessibile che dà un sacco di autonomia agli artisti, che sono appunto liberi di girare come quando vogliono, non hanno la pressione di produrre necessariamente qualcosa, se non quella di sviluppare invece dei discorsi che si possono anche portare avanti. E questa intenzione, in realtà, quello che abbiamo, che personalmente ho provato, ma ovviamente col beneplacito generale, a portare avanti come primo esperimento con Nicola Lorini, che aveva fatto appunto questo PDF di cui poi non siamo riusciti ad avere le immagini, ma si trova in realtà nell'intervista che poi è stata fatta tra me e lui e pubblicata su Forme Uniche un mesetto fa. Lui aveva fatto questo interessante PDF in cui il parco archeologico di Scolacium diventava una sorta di funzione di diversi livelli di ricerca tecnologica, etnografica, dei materiali, fino a scoprire che una macchina che si era schiantata sul muro era in realtà fatta in alcune parti di materiali che erano contenuti al muro stesso, quindi questo paradosso, no? Spazio-temporale, che rivedendolo mi è subito interessato, e quindi ho detto magari questa cosa si può portare avanti. E quindi sicuramente con gli artisti che vengono in residenza adesso non sarà, non finirà il rapporto al termine della residenza, proveremo comunque a coinvolgerli e a dare visibilità a quello che continueranno a produrre in queste direzioni. Scusate, sono stato lunghissimo. No, anzi, hai tirato fuori degli elementi molto interessanti. Del resto, anche nella mia esperienza nella curatela della residenza, alla fine la residenza genera delle comunità, no? Genera delle comunità spesso effimere, nel senso che sono legate a un limite di tempo, ma genera poi un clima di fiducia che permette poi lo sviluppo e magari anche il lavoro tra persone che non si conoscevano, anche al di là del periodo che poi si condivide. Quindi credo sia poi particolarmente importante farlo in un contesto di frontiera come quello sia del parco archeologico che poi della regione che lo ospita. Quindi è una riflessione molto importante, grazie. Grazie a voi. Sì. Ecco, io avrei una domanda e io vorrei sapere come la vostra esperienza di artisti, ricercatori con anche un background che vi ha portati all'estero in varie parti d'Italia ha influenzato la scelta di come impostare questa residenza, cioè quali sono gli aspetti che voi avete direttamente dalla vostra esperienza che avete voluto portare, che avete detto per me è stato importante, quindi vorrei che gli artisti che vengono potessero avere questo aspetto, o quello che avete magari cercato invece di evitare rispetto alle vostre esperienze, così capire quali appunto aspetti per voi sono così, dei valori o comunque delle esigenze che voi volete poi permettere anche ad altri artisti di così di poter affrontare o evitare. Beh, posso dire una cosa, poi Nicola, vedo che tu forse volevi intervenire, nitido, tu ci volevi dire qualcosa? No, io avrei chiesto per la selezione, della nuova selezione del 2021, insomma la domanda relativa a questo era anche a quella scorsa. Vabbè, in generale, sull'impostazione generale della residenza. Sicuramente un piccolo dettaglio, per quanto metodologico e invisibile, è stato quello della maniera in cui abbiamo valutato le domande. Io ho esperienza nel campo artistico, però al di là della mia pratica, quello commerciale, non mi era mai capitato quella di dover visionare i portfolio di gente all'incirca della mia età, se non più giovani o più grandi. È una cosa che sentivo moltissimo, ovviamente, quindi da questo punto di vista abbiamo tentato il più possibile di partire dai progetti presentati, da non partire dalla considerazione in senso stretto dei CV, non necessariamente farci influenzare dal portfolio, anche perché proprio da artisti ci rendiamo conto che ci sono tra tutti questi livelli di presentazione di un artista delle possibili discrepanze, delle opportunità mancate, quindi abbiamo provato anche a considerare a chi potesse essere utile, per esempio fare una cosa in Italia nel caso di alcuni, fare una cosa
a squillaci nel caso di altri. Quindi quello è una cosa su cui ci siamo confrontati molto e che secondo me è importante, perché troppo, molto spesso purtroppo le residenze sono anche necessariamente collegate all'esigenza di appunto internazionalizzarsi in una certa maniera e tutto, cioè, e quindi questo sicuramente è una cosa. E poi in realtà mi sono scordato l'incipit della domanda, mi devi perdonare, quindi in termini di specificità, scusa, mi sono perso un attimo. Che cosa sì, da artista, quali, appunto qui stai spiegando molto bene, cioè come artista, nel tuo caso, siete riusciti a valutare le domande, le application in una maniera, diciamo, con uno sguardo diverso che parte anche dall'interno. Quindi avete anche, siete riusciti a soppesare diversamente anche il fatto di dare opportunità diverse. Quindi sì, come poi, artista. Sì. Ok, scusa, avevo dimenticato questo, l'incipit da artista. Sicuramente poi credo che ci sia stata anche una leggera virata in termini contenutistici, in senso lato curatoriale, perché in Ruins comunque era partito come un progetto fortemente dedicato anche al rapporto tra arte contemporanea, archeologia e tecnologia anche digitale, cosa che abbiamo continuato a investigare. Però quest'anno comunque come dai tre macro punti della nostra open call, comunque abbiamo provato ciascuno di noi ad inserire elementi di interesse e di ricerca, non dico personali, ma comunque attinenti alla ricerca personale. In particolare quest'anno i macro temi erano l'archivio come una pratica metaforica capace di rendere l'archeologia un campo di azione dinamico, la ricerca archeologica come una forma di pratica politica e storie individuali come un strumento per riscrivere le mitologie contemporanee. In ciascuno di questi punti c'è un pezzettino del background mio, di Nicola, anche insomma di Marilù, e anche il tentativo magari di trasformarci in un centro anche proprio di ricerca criticamente fondata, no? Proprio perché lo impone il contesto in cui sta crescendo. Poi il fatto che ci siano quattro artisti internazionali non italiani selezionati insomma fa anche parte della nostra esperienza all'estero, che insomma io, sia io che Marilù che Nicola e che Dobrosia, che è un expat che vive a Milano, abbiamo portato. Io non ho una pratica artistica, però come pratica curatoriale ho cercato di appunto di selezionare, quando abbiamo selezionato tutti insieme, i progetti che siano stati più coerenti a quello che avevamo chiesto. Ecco quello che Nicola ha appena finito di dire. Vedo comunque in queste suggestioni, no? Progettuali, questo invito alla riflessione che hai appena elencato, Nicola Guastamacchia, vedo anche delle indicazioni possibili, per esempio l'archeologia come metafora, del confronto proprio con questi ricercatori invece esterni al mondo dell'arte, no? Perché ci rendiamo conto tutti di come il dialogo tra il sistema dell'arte contemporanea e poi il dialogo con ricercatori di campi affini possa essere utile, no? Utile a chiarire qual è lo specifico che l'artista contemporaneo porta sul campo, e poi utile magari anche a individuare delle ricerche, delle strade per arrivare al risultato che l'artista vorrebbe ottenere, no? Certamente da un punto di vista delle istituzioni, qualsiasi iniziativa simile a quella di Ruins e che quindi voglia in qualche modo ampliare le forme di uso e di interpretazione di un luogo che altrimenti è tutto sommato di difficile accessibilità e fruizione, dovrebbero essere supportate e premiate, perché aprono dei discorsi utili, non solo perché direttamente collegati al posto dove vengono condotti, ma perché è importante persino in Calabria che vengano sviluppati discorsi che sono considerati normali altrove. E per altrove non intendo solo Milano, intendo appunto Londra, New York, cioè c'è una sensazione di leggera frenata e slittamento, se penso per esempio all'intensità di certi discorsi, approcci critici, certe forme di appunto complessità del mondo dell'arte, che nel sud Italia, mi permetto di estenderlo con alcune eccezioni, diciamo a macchia di leopardo, comunque è ampiamente diffuso, pur essendo presenti competenze
per carità, di altissimo livello. Però è importante capire che, non, cioè, per esempio, una cosa difficile, secondo me, in un progetto come il Ruins è non dobbiamo sempre giustificarci dicendo noi stiamo facendo questa cosa perché valorizziamo il territorio, capito? Perché quello, per esempio, è il vincolo che noi abbiamo con l'ultimo bando vinto. Noi dobbiamo dimostrare che in quel bene è successo qualcosa che valorizza il territorio, banalmente. Una cosa da far passare per le istituzioni è sicuramente comprendere come sia invece importante in certi territori che non hanno che se stessi parlare d'altro. Sì, cioè passare anche, è un passaggio epocale, quello di non vedere più il bene come l'unico fine, ma come uno strumento per generare cultura. Anche questo poi è un elemento al centro poi di un dibattito antichissimo, non stiamo, però è importante la vostra testimonianza, perché la testimonianza di chi si affaccia a questo bisogno oggi e conosce il territorio e si vuol fare portavoce poi delle potenzialità di un territorio che magari non è ancora stato investito da questo tipo di processi. Posso aggiungere una cosa? Certo. Questa questione del valorizzare il territorio. In realtà io sono molto d'accordo con questa cosa che dice Nico, appunto, anche che mi ricollego anche alla domanda di Silvia di prima, dell'esperienza all'estero. Valorizzare il territorio, appunto, non raccontando del prodotto tipico del territorio, che può essere dal salame calabrese alla cultura calabrese, ma valorizzare il territorio raccontando qualcosa da fuori, che non è però un atteggiamento esterofilo, semplicemente un po' come Ulisse, ho viaggiato e riporto a casa quello che le mie gesta di viaggio, cioè torno a casa e... Ora, io sono qui in Calabria, però comunque Nicola è tornato in Italia, insomma, non è importante che sia proprio di questo luogo, è proprio il senso del viaggio, il ritornare, il restituire, proprio come si fa in una restituzione, le conoscenze, le competenze, riversarle nel territorio. Se questo vuol dire invitare un artista dall'estero, non è perché... appunto c'è una discriminazione esterofila per chi è del territorio, ma anzi è aggiungere competenze al territorio, aggiungere conoscenze al territorio che altrimenti appunto sarebbe lontano, non potresti mai conoscerlo, o comunque è qualcuno di straniero che viene da te e quindi c'è uno scambio, c'è un incontro tra cultura diversa, cultura dell'arte diversa, metodologie di lavoro diverse, e quindi tutto questo ovviamente genera conoscenza, cultura, aggiunge cultura. Invece appunto di, e quindi secondo me questa è una valorizzazione del territorio, nella misura in cui appunto, come un po' lo slogan del festival, della fondazione, il festival che ci ospita e che partner, è questa, il Mediterraneo come terra di non solo transiti, ma anche le permanenze. Il Mediterraneo è sempre stato, noi siamo in Calabria, il Mar Mediterraneo è sempre stato una terra di incontri, no? Scambio di merci, ma anche oggi lo è. Comunque è sempre stata una terra dove le culture hanno dialogato, bene o male, ma comunque si sono sempre incontrate. E quindi portare qualcosa da fuori, da Londra, perché noi siamo stati a Londra, quell'altro è stato in Belgio, Dobrosia, da Polonia, portare qualcuno da fuori, secondo me, è creare questo bacino di cultura. Insomma, quindi valorizzare, anche questo è valorizzare il territorio, secondo me. Creare anche attorno a un territorio. Animale, no? Sì. Creare anche attorno a un territorio un pubblico o comunque anche una rete di collaborazione che possa poi rimanere, anche questa suggestione del rimanere, no? Non solo del transito, ma anche dell'importanza di avere poi un radicamento, è una suggestione molto, molto fertile, grazie. Grazie. Mi sembra che abbiamo toccato davvero molti punti diversi e grazie soprattutto per aver
specificato nella prima parte le modalità poi concrete di lavoro, no? Perché ovviamente c'è tutto uno specifico nel modello di residenzialità che vi siete dati, che richiede anche delle complessità e grazie per averle affrontate, perché il senso di questo progetto di ricerca è proprio quello di fare una lettura il più possibile ravvicinata rispetto anche alle difficoltà, alle difficoltà che inevitabilmente curare una residenza implica. È una forma di curatela diversa rispetto all'exhibition making, complementare, ma dove magari anche l'aspetto umano ha un ruolo preponderante. Mi sembra che abbiamo toccato, vero Silvia, molti dei temi e quindi vorrei appunto cominciare a ringraziarvi per il tempo che ci avete dedicato. Io volevo aggiungere anche, sono molto felice di lavorare anche con due Nicole Dobrosia che non c'è, proprio perché, come raccontavo a Giulio, c'è una molteplicità, siamo molto diversi l'un l'altro, ognuno aggiunge una competenza, non per fare una citazione intellettuale, ma mi viene in mente quel filosofo neoliberista, in realtà, nonostante sia un po' discutibile il neoliberismo, però, cioè, che parlava della conoscenza dispersa, non ricordo se fosse Karl Popper o Hayek, e secondo me in questo senso quello che avviene tra di noi è un po' la conoscenza dispersa. C'è Nicola Nitido che ha una conoscenza della mitologia greca e non solo, soprattutto greca, veramente sorprendente, che secondo me è fondamentale in un'attività del genere, soprattutto per il tipo di lavoro che facciamo, per il territorio. E anche Nicola e Dobrosia invece hanno anche loro delle capacità organizzative, oltre che curatoriali, molto molto esatte, che per esempio rispetto a me, che sono una persona molto confusa sul piano logistico, nonostante ho i miei punti, trovo in loro un forte sostentamento da questo... Da questo punto di vista, e anche le esperienze di Nicola Guastamacchia, che ha avuto a Londra con la Richard Salton, porta molto questa esattezza inglese, ecco, per dire. E, insomma, ognuno ha siamo molto diversi, però sono molto, molto felice di lavorare con loro. Questo, poi se vogliono dire qualcosa loro. Anche a te Marilu per questo. Grazie, no, io ci tengo a dire che è stato un bel team e stiamo lavorando da gennaio e non siamo mai stati insieme nella stessa stanza. Abbiamo organizzato tutto questo da gennaio una volta a settimana, quindi è stata anche insomma la fatica e l'impegno che abbiamo messo dentro per organizzare questa cosa, perché alla fine tutti e quattro saremo insieme tra 10 giorni. Tra una settimana, 10 giorni, dopo mesi che lavoriamo insieme. Quindi c'è davvero una sinergia speciale. Sì, vero. Eh sì, si crea un'energia ed è poi la migliore garanzia, no? per lo sviluppo. Quindi davvero complimenti. Non è così scontato, insomma, no? Riuscire a lavorare, a tenere vivo un progetto così importante in condizioni, lo sappiamo, molto, molto complesse, lo possiamo intuire. Davvero, davvero complimenti. Giulio, ringrazio anche io te per l'invito, a nome anche di Marilu e di Nicola, ci ringraziamo a voi per l'invito. Davvero, grazie a voi per il livello... Per i tanti livelli di significato che questo progetto, ma soprattutto le vostre parole su questo progetto hanno innescato, e ci saranno sicuramente molto utili per la nostra indagine e per i prossimi appuntamenti. Quindi davvero grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. A Nicola Nitido e a Nicola Guastamacchia, grazie. Arrivederci, buonasera. Grazie.